battuta sull'isola di Ischia. Ebbene, Ischia ha recuperato, ahimè, purtroppo, il corpo dell'ottava vittima. E intanto l'ex sindaco dice: lanciai l'SOS 4 giorni prima. Vedete, fango, macchine distrutte, case anche danneggiate fortemente. E il Corriere ci fa vedere le immagini riprese dall'elicottero di questa colata di fango e detriti dalla montagna che ha travolto tutto e tutti. Adesso il ministro Pichetto Fratin dice: in galera il sindaco e chi lascia costruire. Sono ovviamente parole che hanno scatenato polemiche. E Lanci dice che è una grave ignoranza. E poi vediamo anche in questa foto molto significativa questa casa sullo strapiombo, insomma è crollato una parte, un costone della montagna, e vedete questa casa è rimasta proprio al limite, e quelli che sono i residenti dicono ci siamo stretti aspettando i soccorsi. Basta con la regola del silenzio assenso, così ha detto il commissario Legnini, e tra l'altro c'è anche un'intervista su Repubblica di un costruttore pentito, però, che dice: sull'isola ho tirato su case dal giorno alla notte, qui così fanno tutti e nessuno controlla. E poi c'è quel condono, insomma, di cui tanto si sta parlando e si sta ovviamente polemizzando anche sul lato della politica. Siamo in un momento, lo sapete, di virus, Covid, anche influenza. Ebbene, però c'è una grossa curiosità: è stato trovato, pensate, un virus rimasto congelato per 48.500 anni nella permafrost ed è tornato in vita. Speriamo, auguriamoci ovviamente, che sia un qualche cosa che non possa arrecare ulteriori insidie a tutti noi. No, ci mancava il virus congelato Alberto, da 48.000 anni. Effettivamente questo cambiamento climatico ha delle conseguenze anche, come vediamo, nell'immediato. Il focus da Repubblica sulla politica: tagli al personale delle carceri e alle sedi dell'Agenzia delle Entrate, la spending review in manovra. E quindi si continua, e continueremo anche nella puntata di oggi di Metropolis, a parlare delle manovre del governo, perché si avvicina ovviamente i momenti X, pensione opzione donna, scatta la tagliola, in pensione solo se invalide, caregiver o licenziate. 3.000 lavoratrici in un anno. E poi nell'ultima bozza la manovra sui tagli di spesa, appunto per anche intercettazioni ai ministeri. E poi la questione del reddito di cittadinanza, cumulabile con dei lavoretti. Quindi quei lavoretti, Alberto, da 3.000 euro stagionali fino a quella soglia. Possono tornare utili. Anche dal punto di vista fiscale. Va bene. E abbiamo invece una vicenda di cronaca. Pensate un po', una ragazzina, è successo a Roma, rifiuta le nozze combinate e anche rifiuta di chiedere l'elemosina. Si tratta di una ragazzina bosniaca, una tredicenne, denuncia praticamente i genitori: volevo andare a scuola e loro me lo impedivano. E ha detto di tutto questo, ne ha parlato ai poliziotti, ed è una denuncia davvero molto forte. Una tredicenne praticamente costretta ad andare a chiedere l'elemosina, lei invece avrebbe voluto appunto andare a scuola come tutti i suoi coetanei. E poi quelle brutte parole, no? Tentato il suicidio per la vergogna proprio delle insegnanti che la vedevano chiedere i soldi fuori, certo, dai supermercati, e lei invece voleva una vita diversa. Rimango in zona la storia del sindaco di Rieti, giusto per smorzare un po' questa cosa. Il sindaco di Rieti ha fatto le ore piccole, lo sfogo della moglie su Facebook: quando hai finito ricorda che sto sola con un bambino di un anno a casa. In pratica la moglie non la vedeva tornare, l'ha chiamato su tutti i dispositivi possibili, a un certo punto erano le 3 di notte, ha pensato di scrivere su Facebook, poi ha tolto il post, ma ormai patatracca, aveva fatto il giro di tutto il web. E c'è chi fa i complimenti alla moglie dicendo: così si fa. Così si fa. Vabbè, insomma, stiamo a vedere. Per quanto riguarda i pagamenti, c'è stato un cambio in corsa: niente POS, cioè la possibilità nei negozi di pagare con il bancomat fino a 60 euro, obbligo di fattura per le vendite online. E subito sotto, questa è una curiosità, Stefania, sì? Il presidente della Philip Morris ha detto: Italia, addio alle sigarette in 10 anni, primo paese nell'Unione Europea senza fumo. Naturalmente questo, diciamo così, è il sogno del presidente della Philip Morris, dice lui, ma ovviamente poi è un fatto che dovrà scontrarsi
con anche le necessità dei fumatori. Intanto i pacchetti di sigarette sono aumentati nella manovra del governo, e poi bisogna vedere quali sigarette, perché ormai ci sono le elettroniche che valgono un po' come... certo, come con altri prezzi. Sì, esatto. E rimango su Repubblica Milano per la Lombardia, un evento che si sta svolgendo al Pirelli Hangar Bicocca, evento sulle sfide del 2030, cioè il presidente di Regione Lombardia Fontana, governo stanzi fondi per investimenti pubblici, e Bonomi ha detto paghiamo 30 anni di errori su asset strategici. Va bene. Sul fronte sempre dei trasporti, dobbiamo dire che è diventata operativa la linea 4 della metropolitana milanese, apertura a tappe, c'è stato questo weekend, sabato e domenica, di ingressi gratuiti, e dopo Linate d'Ateo ci saranno altre due fermate, Tricolore e San Babila, attive nell'estate del 2023. Poi speriamo che tutta l'opera dovrebbe essere conclusa alla fine del 2024. Intanto però 65.000 viaggiatori in questi due giorni. Ecco, intanto noi facciamo un po' i conti in tasca anche al comune a questo punto, con il trasporto pubblico che costa 1 miliardo l'anno. È solo la M4 che porta a regime una spesa annua alle casse di Palazzo Marino di 100 milioni. La Lilla poco meno, e le altre tre linee più basse, i tram, arrivano a 740. Quindi questi sono un po' i conti del comune. Ricordiamo anche che venerdì 2 di dicembre è previsto uno sciopero. Ahimè, è previsto lo sciopero, lo vediamo qua. Qua sciopero il 2 dicembre per i bus fasce di garanzia, sarà uno sciopero dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Già si ipotizza che dopo le 18 potrebbero esserci guai per chi deve prendere la metropolitana. Chi invece va in macchina, nuove regole per area B, divieti più soft fino a settembre. Quindi la giunta ha definito facilitazioni per alcuni parcheggi e per chi compra l'auto nuova. Quindi la strada ormai era quella tracciata, non ci sono deroghe o proroghe, però qualche mitigazione c'è. Quindi Staremo a vedere, naturalmente. Un po' di contentino. Intanto l'ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha presentato la sua lista. E naturalmente erano presenti anche degli ex forzisti e dei bossiani. È spuntato anche addirittura, ci dice il Corriere, uno studente SIC. Comunque c'è grossa attenzione intorno alla Moratti, che sarà naturalmente candidata per il terzo polo. Una curiosità, Chiaravalle, vedete dal Corriere, vedi anche tu Stefania, Chiaravalle, il borgo circondato dall'area B. Un disincentivo a entrare, così ci isolano, dicono i residenti. Chiaravalle è sempre nell'ambito del territorio milanese, ma sono state posizionate queste telecamere in modo tale che è diventato quasi quasi un fortino. E questo è un caso che ovviamente penso meriterà di sistemazioni, ma saranno anche ovvie, chi lo sa. Alberto, intanto noi ci salutiamo, ci diamo anche l'appuntamento a questa sera con Pronto Telenova. Certo, questa sera come sempre alle 18 Pronto Telenova avremo Mauro Pellicciari della CAF CISL della Lombardia, che ci parlerà di molte scadenze fiscali che ci sono in questo periodo. E noi ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità con i nostri ospiti, telefoni aperti per parlare con voi. A tra poco. Rieccoci in studio con Metropolis. Allora, ben ritrovati a tutti voi da casa, che potete come sempre telefonarci, i numeri tra poco li vedrete in sovrimpressione, potete mandarci WhatsApp, perché iniziamo a parlare delle manovre di governo. Lo facciamo con il deputato di Fratelli d'Italia Marco Snato, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Lorenzo Pacini, segretario Giovani Democratici Lombardia. Buongiorno. È un piacere avere con noi in collegamento Davide Re, giornalista di Avvenire. Buongiorno Stefania, buongiorno ai tuoi ospiti, ovviamente anche a chi ci guarda. Penna in mano, pronto a tracciare queste considerazioni che ovviamente sono di giornata. Allora, partiamo da questo. Berlusconi e Salvini battono cassa. Blitz su pensioni e cartelle. Ovviamente si parla di questo governo con la Meloni, che dopo aver fatto una campagna elettorale grintosa, ovviamente con tutta la grinta del caso, però deve anche fare i conti con quelli che sono le disponibilità di questo governo. E Berlusconi e Salvini sono ancora un po' in campagna elettorale, forse. Chiedono di più. Berlusconi per le pensioni, vuole pensioni minima 600 euro nel 2023 per arrivare poi a 1.000 euro entro il 2027, che era quello che aveva promesso.
E lì è prevista la fine della legislatura, quindi saranno aumenti di 100 euro l'anno. Salvini vuole più condono, quindi alzare il tetto delle cartelle stralciate sopra i 1000 euro. E Meloni cos'è? Un po' sulla difensiva? No, no, io per quello che ho visto nelle riunioni di maggioranza a quale anch'io ho partecipato, ho visto, sì, delle richieste serene, insomma, di cercare di fare qualcosa in più e se ci sarà, se sarà qualche risorsa, cosa che, di cui io dubito in più, sicuramente terremo e terranno in considerazione le richieste di due autorevoli esponenti della coalizione. Poi, ricordo più a me stesso che il ministro dell'economia e delle finanze è Giorgetti, che è del partito di Salvini, ed è lui che ha un po' tracciato la linea sulle cartelle esattoriali. E è chiaro, a tutti piacerebbe poter essere più comprensivi, diciamo, per coloro che non frodando il fisco, ma con difficoltà evidenti dovute alla pandemia e alla crisi energetica, non hanno pagato, o magari prima ad altre crisi non hanno pagato delle cartelle esattoriali. Però mi sembra che, insomma, lo sforzo che già si è intrapreso sia effettivo. Altro discorso sulle pensioni. Io credo che lì, se magari si troveranno delle risorse, qualcosina in più si può fare, ma non è che si è fatto poco, voglio dire, anche sul tema poi delle rivalutazioni, mantenendole per tutti, ma aumentandole sulle pensioni più basse e diminuendo la rivalutazione sulle pensioni più alte. Insomma, anche dal punto di vista di una certa puntualità sociale, insomma, si è cercato di lavorare, per cui è normale che nel dibattito parlamentare si cerchi di modificare qualcosa. Purtroppo, per questioni evidenti dovute alle elezioni autunnali, insomma, non c'è grandissimo spazio nella discussione parlamentare in tutte e due le Camere. Si farà più alla Camera dei Deputati, al Senato un po' meno, e valuteremo le proposte che saranno sottoposte alle varie commissioni, insomma. Pacini, Meloni deve concentrare un po' gli emendamenti, ma perché? Anche perché la coperta non è che è larghissima, quindi da qualche parte bisogna tirarla e qualcuno resta un po' scoperto. Qualcuno resta un po' scoperto e io ho paura che chi resta scoperto siano le persone più in difficoltà in questo momento e soprattutto poi i comuni, i servizi sociali, i servizi di assistenza e quant'altro, perché purtroppo i soldi sono questi e se manca coraggio nell'invertire la tendenza che chi ha un po' di più debba pagare un po' di più. Poi quando dici di voler aumentare la pensione minima, su cui io sono d'accordissimo, però non spieghi dove vai a prendere i soldi, purtroppo questi soldi vuol dire che li vai a prendere dalla sanità, dalla scuola pubblica, dall'istruzione, dal trasporto pubblico, perché purtroppo è così, i soldi non crescono sugli alberi. Quindi questa è la mia preoccupazione da persona di sinistra, nel senso da centrosinistra e quindi in questo momento da opposizione a questo governo. Poi, come dire, le dinamiche all'interno della maggioranza non mi competono. Certo è che magari così unito il centrodestra, come sta dimostrando in questi giorni, forse non lo sono, ecco. Ma non mi Chiediamolo chi è permetto di super pro andare a oltre. partes, Davide Re, tu come la vedi? Poi arrivo anche da voi a casa, interventi veloci, però voglio sentire. Allora, Sì. nel senso, non entro nel merito dei conti perché sono molto complicati, però, come hai detto tu, diciamo che la Lega e Forza Italia rimangono ancora un po' in campagna elettorale, anche perché nei confronti dei propri elettori si devono far vedere un po' la scoppola che hanno preso all'ultimo giro elettorale. Le misure che intendono introdurre, secondo me, sono ben poca cosa, perché comunque quando parliamo di pensioni minime a 600 euro bisognerebbe già capire se si trattano di pensioni di lavoro, molto difficile, oppure ad appannaggio di persone che veramente sono andate in pensione 50 anni fa, oppure si trattano di altri tipi di pensioni, ci sono pensioni date come misura di carattere sociale, ricordiamo la vecchia pensione sociale che veniva attribuita. E anche sul discorso del condono, sulle cartelle, anche qua ci sarebbe da fare un grosso distinguo da chi non ha potuto magari pagare oggettivamente per delle difficoltà avvenute adesso per il caro energia, ma soprattutto per i 2 anni di Covid, e immagino alcune attività commerciali, per esempio, oppure di chi invece fa dell'evasione un
diciamo, un suo strumento di imprenditoria. Certo, qui bisogna distinguere poi chi è andato Quindi in mi sembrano difficoltà e due chi è. richieste che sono fatte per incalzare un po' il Premier saldamente in carica di venirgli incontro su alcune misure che francamente anche con le regionali che poi si prospettano fra qualche mese, due grosse importanti regioni italiane tra le più popolose. Cioè, mi sembra che la Lega e Forza Italia abbia un po' perso qual è il loro vero elettorato. Ecco, So, mi questo è. sembrano due richieste che con i conti che ci sono, con le problematiche che ci sono legate al caro energia, il contesto internazionale in cui ci si muove, mi sembrano due richieste che lasciano un po' il tempo che trovano. Allora, vorrei sentire anche i telespettatori, vediamo se c'è qualcuno già in linea. Pronto? Carissima, buongiorno Buongiorno, Stefania. buon lunedì Carlo, ben trovato. Grazie a tutti voi. Marco Snato, posso dirti una cosa? Certo, È siamo qua. qua Ma apposta. quando è che la Meloni li mette a tacere questi due? Perché questi due, io l'avevo detto prima delle elezioni, la Meloni non deve avere paura di un'opposizione che non c'è, che è frantumata, ma deve avere paura dei suoi due alleati. Questi due fanno di tutto, siccome sono in una crisi tremenda, per fare questi giochini, ma di soldi non ce n'è più, Marco, perché il paese non cresce, economicamente è fermo e di conseguenza di cosa parliamo? Di aria fritta. Ciao! Ciao, grazie. Ormai si cronometra anche da solo, Carlo. Non Preciso. sai perché il timer becca secco, sì. Ma no, ma è chiaro che in parte è vero, insomma, anche dall'analisi che faceva benissimo Re, insomma, che c'è una difficoltà forse dei partiti della coalizione che stanno con Fratelli d'Italia a trovare il modo di appunto dare delle risposte a quello che loro ritengono il proprio elettorato. La Meloni, però, come tutti i Premier, giustamente deve saper far sintesi e lo fa ascoltando anche quelle che sono le indicazioni, ma dando anche risposte serie, come ha già dato nelle riunioni di maggioranza, ma le dirà anche poi eventualmente in Parlamento, su delle richieste che evidentemente non paiono praticabili. Ha ragione Carlo a dire che che i soldi non ci sono più perché, come è noto, tre quinti o se non anche di più dei soldi disponibili sono dedicati al caro energia. Insomma, in questo momento è la priorità assoluta di famiglie e aziende proprio per cercare di dare risposte alle aziende e quindi cercare di evitare chiusure ulteriori dovute al caro energia. Tanto è stato investito in questo senso su crediti d'imposta che arrivano fino al 40% sulle aziende energivore. Quindi, voglio dire, a tutti piacerebbe fare di più. In questo momento ci sentiamo di aver fatto una ottima finanziaria dal punto di vista appunto della lotta al caro energia e anche di aver incominciato a dare un percorso sulle tematiche sociali più evidenti. Ecco, io andrei dal telespettatore. Pronto chi parla? Sono Mimmo da Varese. Ben trovato, Mimmo. Buongiorno. Buonasera, buongiorno. Io volevo dire, non sono del colore politico della Meloni, ma spero che possa far bene. Ormai i politici sono passati tutti i colori. Ma io volevo sapere solo una cosa, se è vero e forse è vero. Allora, tutti i deputati sembrano che hanno tolto quei 350 dalla Camera e dal Senato. Ma prendono gli stessi soldi loro, quindi, cioè da 45.000 euro al mese ne prendono 69 per 2 anni. E allora, Non perché ho non si capito. fa, si lascia al popolo quei soldi lì? No, se li stanno prendendo loro. E guarda che è una notizia vera, E se è vero c'è da vergognarsi un po' tutti, Non ho capito cosa dice. Allora, Che il grazie, costo del Parlamento è buongiorno. uguale. Allora, sì, era uscita questa notizia, io volevo trovare anche i dati di cui parla il telespettatore, cioè in pratica nonostante la riduzione del numero giusto dei deputati e quant'altro, di fatto non è cambiato molto in termini di stipendi, di spesa per la Gli politica. stipendi sono rimasti, Sì, credo i stipendi sono uguali, però il costo dei singolo della Camera e del Senato, il costo totale, quindi stipendi dei deputati, dei commessi, della bollette e quant'altro, stanno dicendo che è lo stesso.
posso spiegare, posso spiegarlo. La Camera dei Deputati, come ogni azienda, diciamo, o ogni struttura pubblica, fa il bilancio l'anno prima, quindi ci sarà poi un consuntivo di bilancio e se ci saranno risparmi verranno evidenziati. Ogni anno ricordo che ogni anno la Camera dei Deputati fa dei risparmi, quindi non è un merito né di Fratelli d'Italia né del PD né dei 5 Stelle, lo fanno le strutture, ci sono i questori della Camera, vengono chiamati così, che sono quelli che gestiscono il bilancio della Camera. Gran parte di questo risparmio poi viene dedicato o per le zone terremotate, come è successo nel 2019 e nel 2020, o per altre opere sul territorio. Voglio dire questo, però è chiaro che i commessi sono rimasti gli stessi, il riscaldamento è rimasto lo stesso, la luce è rimasta la stessa, gli stipendi sono rimasti gli stessi, ci sarà un risparmio perché ci saranno meno percettori di questo stipendio. Quindi io credo che questo ragionamento andrà fatto poi a probabilmente marzo del 2023, quando c'è il bilancio consuntivo della Camera. Ecco. Allora, il telespettatore, poi arrivo dal prossimo, intendeva questa news che era uscita sul Fatto Quotidiano, sono riuscita a ritrovarla. Meno parlamentari, ma i fondi stanziati per la Camera restano gli stessi. Col taglio i soldi dei gruppi per ogni eletto aumentano. In pratica, andando sotto, il taglio dei parlamentari equivaleva alla riduzione dell'indennità da 145 a 93 milioni, ma meno parlamentari voleva dire meno stipendi, ma non meno soldi per i gruppi. Il taglio delle poltrone infatti non ha coinciso con il taglio dei fondi, è uno strano cortocircuito, però questo è, lo vedremo alla fine adesso credo che sia una notizia appunto che il Fatto Quotidiano dà senza avere una base amministrativa vera, cioè lo vedremo quando sarà il consuntivo, ci sono stati dei risparmi o meno, non sì, si può sapere, diciamo, adesso che forse adesso col senno di poi sono tutti bravi, però forse invece che tagliare i parlamentari e purtroppo abbiamo sbagliato tutti perché eravamo tutti favorevoli, io no, ma come dire il mio partito sì, potevamo pensare di tagliare lo stipendio, che secondo me è molto alto, perché tagliare i parlamentari purtroppo vuol dire tagliare la rappresentanza, però come dire ormai... Però non era nel programma, diciamo, del centrodestra che è stato votato, per quindi carità. Su questo dobbiamo dargliene atto. Pronto, chi parla? Scusi, io sono una signora, mi chiamo Villa Chiara. Ben trovata, un piacere. Senta, io volevo non sapere, perché è una domanda. Io ho lavorato 42 anni, prendo la pensione normale dei bollini che ho pagato. Perché devono toccare le pensioni alle persone che hanno lavorato 42 anni? Ma è una vergogna. Perché le toccano? Ma in che senso le toccano, signora? No, sento che dicono che toccano le pensioni un po' altine per aumentare quelle più basse, ma se quelle più basse non hanno lavorato allora, signora, 42 anni, che cavolo vogliono? Le spiego cosa succederà se la finanziaria entrerà in vigore. Ogni anno ci sono delle rivalutazioni delle pensioni che sono relative appunto all'aumento del costo della vita e evidentemente in questo momento sono ancora più significative visto che c'è un'inflazione più alta. Per molti anni sono state bloccate queste rivalutazioni, negli ultimi anni, onestamente anche nell'ultimo governo, sono state sbloccate e nella prossima finanziaria si è ritenuto di limitare per le pensioni più alte, che vogliono dire 5-6 volte la pensione minima, questo aumento. Quindi l'aumento ci sarà. Sarà meno intenso nelle pensioni più elevate, sarà più intenso anche più del dovuto nelle pensioni più basse. E questo mi sembra in questo momento di difficoltà una operazione anche abbastanza, diciamo, sincera e trasparente da parte del governo. Ricordo che molto spesso alle pensioni più alte non solo non veniva dato la rivalutazione, ma spesso veniva chiesto il cosiddetto contributo di solidarietà, quindi veniva tolto. Stavolta non sarà così, ci sarà un aumento più contenuto. Allora, tra l'altro, nell'ultima della manovra era tornato l'anticipo legato al numero dei figli, una pratica che aveva creato un pochino di dibattito, diciamo, della quale parliamo. Sentiamo un altro telespettatore, pronto? Ah, buongiorno Michele. Buondì Michele, buongiorno. Io trovo ignobile che delle persone che hanno il potere in mano diventano sempre più pieni di protervia e si scagliano sempre contro i deboli. Il pensionato, a confronto dei giovani e delle persone normali, non ha possibilità di cambiare, deve accettare quello che dicono. Un giovane, uno che lavora
anche di mezza età, c'è una persona in gamba, può trovare un'altra soluzione. Grazie al telespettatore. Davide, rispetto a quello che dice il nostro amico da casa Michele, di base però sulle pensioni, appunto, a parte l'opzione donna che ha creato un po' di malcontento per il numero dei figli, no? Perché alcuni lo trovano ingiusto che chi ha fatto figli o più figli vada in pensione prima. Adesso si dice anche che solo se invalide, caregiver, quindi che badano qualcuno o licenziate, nella nuova bozza della legge di bilancio si conferma quindi il requisito di questi anni. Però non si stava parlando in questo momento di tagliare a chi ha le pensioni, cioè Berlusconi vorrebbe alzare la soglia di 600 euro, perdonami. Sì, cioè questa è la proposta, la mia è una domanda retorica che ho fatto anche prima, chi paga? Perché qua anche le telefonate dei telespettatori, a me mi dispiace sempre dover fare l'avvocato del diavolo, no? Fanno sempre i conti nelle tasche di chi poi deve pagare questo tipo di misure. Allora, non ti possono toccare le pensioni, va bene, però magari bisognerebbe anche prendere coscienza, mi dispiace dirlo, che molte delle persone che sono attualmente in pensione godono di rivalutazione fatte non sugli effettivi contributi pagati, a differenza dei giovani d'oggi che quando mai andranno in pensione avranno una rivalutazione solo sugli effettivi contributi versati, perché c'è stato anni fa una riforma delle pensioni che ha cambiato il sistema da retributivo a contributivo. Il problema è che la coperta è sempre molto corta, perché in realtà né sulle pensioni né sulle altre misure di cui abbiamo parlato prima si fa l'intervento davvero strutturale, ma le richieste che in questo momento stanno facendo, a mio avviso, Forza Italia e Salvini sono dei tamponi che vengono chiesti più che altro per finalità di carattere elettorale, non perché c'è una reale esigenza di fare una distribuzione dei redditi più equa. Allora io adesso devo andare in pubblicità, non voglio dare un'interpretazione troppo politica a questo, che è una misura di carattere economica, però no assolutamente è una la politica si centra molto, comunque è semplice. Adesso torniamo a parlarne, chi paga è semplice, vado in pubblicità, poi ecco, e i servizi sociali. Ne parliamo tra poco, spazio alla regia. Rieccoci in studio con Metropolis. Allora, telefonata da casa, pronto, chi parla? Pronto, buongiorno, sono Domenico da Sesto San Giovanni. Ben trovato, prego. Volevo dire, riguardo il discorso delle pensioni, riguardo ci dimentica sempre il problema di fondo. L'INPS, all'INPS si attinge per tutto, reddito di cittadinanza, per tutto quanto, qualsiasi cosa. Quindi la coperta è corta anche per quello, perché all'INPS, dall'INPS si attinge per tutto. Quindi in un modo o nell'altro questo è il problema, perché chiunque può dire tutto, ma il problema è lì. In pratica all'INPS si è per il reddito di cittadinanza, per la cassa integrazione, per tutto, si attinge lì. E quindi i soldi sono quelli che sono, quindi... Grazie Domenico, grazie per il suo intervento. Effettivamente ha tirato fuori poi un'altra problematica, ma, Lorenzo. Allora, se la questione è che l'INPS ha troppe cose da gestire, io preferisco che però ci sia un ente unico piuttosto che 4-7 sottoenti e quant'altro che sono poi ingestibili e incontrollabili. È giusto che lo Stato abbia un unico ente attraverso cui riesce a garantire pensioni, assegni di invalidità, sostegno al reddito, cassa integrazione e quant'altro. Poi c'è comunque anche l'INAIL, insomma, io penso che sia giusto che ci sia uno Stato presente nel momento in cui serve al cittadino, all'azienda che affrontano un momento di difficoltà. Quando serve sostegno, lo Stato ci deve essere. Per rispondere alla domanda che giustamente ci si poneva prima, il problema è che per finanziare tutte queste belle cose, e ripeto, io sono d'accordo sull'aumentare la pensione minima, perché soprattutto in alcuni posti con quei soldi lì non si campa, ok?
e parliamo di anziani spesso soli e in difficoltà, però non si può pensare di poi andare a tagliare sulla sanità pubblica, sull'assistenzialismo, sul welfare state e quant'altro, perché se al pensionato gli aumento la minima ma gli faccio sparire il medico di base, allora mi dovete dire in che modo lo sto aiutando. Quindi io penso che invece serva andare a prendere soldi lì dove ce ne sono, e in questo paese di gente ricca ce n'è tanta, e quindi o si mette un po' mano alla ridistribuzione del reddito, ridistribuzione della ricchezza in questo paese, oppure avremo gente più povera e gente sempre più ricca. Non mi aspetto queste cose dal centrodestra, ma è una cosa che dovrebbe fare e avrebbe dovuto fare il centrosinistra. Intanto cambiamo anche il titolo, visto che hai accennato al reddito di cittadinanza, perché ci sono nuove modifiche, il PD protesta, il Movimento 5 Stelle è già pronto a scendere in piazza partendo proprio da Napoli. Adesso ne parliamo, però per concludere sentiamo anche l'altro telespettatore e io aggiungo il tassello che lui del nostro precedente sembra Michele, quando chiamava, diceva: non potete tartassare i più indifesi, nel senso che chi non andrà mai in pensione, che è giovane adesso, effettivamente forse può pensare di trovarsi delle alternative. Se si cambiano delle regole ai pensionati che ormai sono in pensione, non ci possono più fare niente. Vabbè. Pronto, telefonata? Sì, sono Marco, telefono da Milano. Buongiorno. Sì, però volevo dire al signore della sinistra che per ridistribuire la ricchezza bisogna tagliare le tasse, ma non del 2% come fa la Meloni, del 50%. Poi volevo sapere se vi interessa sapere come si fanno ad alzare le pensioni del 38% e a pensionare 3 milioni di over 60 nel giro di 5 anni. Se volete ve lo dico. Sì, purtroppo però abbiamo 5 secondi però. Sì, dai, in 10 secondi ce la faccio? Dai, dai, su. Vai. Dai, allora, bisogna spostare l'assistenza all'Agenzia delle Entrate, sono 64 miliardi, poi bisogna ricalcolare tutte le pensioni d'oro, i vitalizi, pensioni baby, pluripensioni e tutte le pensioni retributive al contributivo, sono altri 70 miliardi, questo però va fatto insieme alla rivoluzione fiscale e di conseguenza 3 milioni, si possono poi mandare in pensione circa 3 milioni di over 60 che lasciano 3 milioni di posti di lavoro, forse anche di più. Grazie al nostro telespettatore. Allora, si è capito? Io non ho capito. Allora, diciamo che ci sono, ci sono un po' di telefonate che si incrociano. Allora, la prima, rispondiamo a Michele, insomma, qui nessuno ha tolto niente ai più fragili, ai più deboli, agli anziani. L'ho già spiegato prima, quindi sì, non lo ripeto, c'è un minor aumento, ma non c'è nessuna diminuzione. No, certo. E quindi questo è peraltro, voglio dire, in questo ha ragione Davide Re a dire che insomma le pensioni in qualche modo qualcuno deve pagarle, le stanno pagando con il contributivo coloro che adesso lavorano. Prima c'è stato un sistema diverso di pensioni di contribuzione che ha lasciato scoperto molto molto del necessario economico e finanziario a pagarle. Voglio dire anche che la riduzione delle pensioni, casomai, o meglio il cambiamento della modalità di andare in pensione, molto spesso è stato fatto da governi di centrosinistra, da Treu in particolar modo, e poi ancora in modo molto più difficoltoso dalla Fornero. E quindi se oggi stiamo a pensare come adesso... era un governo di centrosinistra, no, c'era come Berlusconi, come riuscire a recuperare i danni fatti dalla Fornero. Ci sono state 9 salvaguardie di diverse maggioranze e oggi noi siamo ancora qui con la quota 103 a cercare di evitare i danni della Fornero. Questo lo dico per serenità. Poi è chiaro che è un discorso, ma ditelo a Berlusconi che l'ha votata quella manovra, è un discorso difficile da far capire, ma è così. Ditelo a Berlusconi che l'ha votata pure lui. Lo diciamo anche a Berlusconi, infatti quando chiederà l'aumento delle pensioni diremo che purtroppo più di tanto non riusciamo a fare, anche per colpa sua che ha voluto sostenere il governo Monti. Su questo ti do ragione. Poi c'è un altro tema che è quello dell'INPS. Allora, è vero, ha ragione Lorenzo a dire che lo Stato deve farsi carico di tutto, però l'obiezione che viene fatta, che non so se sia ancora
tecnicamente sostenibile, però è che l'INPS metteva insieme assistenza e previdenza. Dal punto di vista previdenziale si diceva storicamente, non so se valga ancora, devo fare un approfondimento, che l'INPS fosse assolutamente serena e sostenibile dal punto di vista economico, cioè era in grado di sostenere le pensioni. Andava in difficoltà sul tema dell'assistenza. E adesso l'ultimo telespettatore diceva mettiamola a capo dell'Agenzia delle Entrate, io su questo sono un po' più dubbioso, ma lo diceva immagino per una provocazione relativa alle false pensioni, alle invalidità che non ci sono, quindi su questo probabilmente un controllo migliore andrebbe sempre fatto. In questo purtroppo i comuni non sono sempre stati pronti o capaci ad aiutare il governo centrale a capire chi veramente doveva percepirla. Concludo dicendo che sicuramente in tutto questo è evidente il plastico fallimento e l'inappropriatezza del reddito di cittadinanza, sul quale poi, mentre capisco le proteste del Movimento 5 Stelle, perché con scambio clientelare ha preso voti solo per quelli, faccio fatica a capire che il PD scenda in piazza contro quello, avendo come noi votato contro il reddito di cittadinanza. Sì, perché Conte ha detto che cancellare il reddito effettivamente è pura follia, però anche il PD si è unito a questa cosa. Ma io sono d'accordo, nel senso che lo dice l'Istat, non lo dice l'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle, che il reddito di cittadinanza ha salvato 1 milione di persone dalla soglia di povertà. Quindi o noi capiamo che il reddito di cittadinanza oggi impedisce a milioni di persone di rimanere poveri e di non portare cibo sulla tavola, oppure stiamo facendo puramente demagogia, perché ha voglia poi dire trovatevi un lavoro in un posto dove la disoccupazione giovanile è al 60%. Perché di questo stiamo parlando, di problemi strutturali che in questo paese non sono stati mai affrontati. Quindi o affrontiamo le cose con realtà e quindi capiamo che abolire la cittadinanza oggi vuol dire fare macelleria sociale, e peraltro in Lombardia ci sono 90.000 persone che prendono il reddito di cittadinanza, quindi mi dovete dire cosa diciamo a queste 90.000 persone, oppure continuiamo a fare demagogia e diciamo che nessuno lo vuole questo reddito di cittadinanza, però poi dobbiamo dare una risposta a milioni di persone che altrimenti non mangiano. Allora io vorrei sentire da casa i nostri telespettatori, pronto? Sì, buongiorno signora, sono Mauro da Milano. Buongiorno Mauro. Ecco, io penso che recuperare dei soldi togliendoli ai ricchi sia la via più, forse la più breve, che darà pochi risultati. Bisogna prendere i soldi da chi sfrutta il lavoro in nero e dai famosi ricchi disonesti. Ci vorrà più tempo, ma forse arrivi a un compromesso. Così sono le solite prove e tecniche di trasmissione, recupero un po' qua, un po' là. Poi ricco, quello ricco onesto prende e va via e ti toglie altro lavoro. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie, grazie al nostro telespettatore, anche lui preciso nei 30 secondi. Davide Re, vorrei parlare con te anche sulla questione del reddito sicuramente, però visto che ha citato anche il caso su Maoro sta spaccando letteralmente l'opinione pubblica e in generale dobbiamo dirle due parole anche su questo, visto che ha citato alcuni casi emblematici, il nostro telespettatore. Secondo me si possono mettere insieme questi due temi da un punto di vista proprio politico. Sì. Allora, il primo, che il PD in questo momento vuole il reddito di cittadinanza sicuramente declinato in una maniera diversa rispetto a quello attuale, perché sa che questa, il togliere il reddito di cittadinanza sarà benzina a sinistra per il Movimento 5 Stelle, e io credo con molta malizia che Conte non vede l'ora che venga comunque ridefinito il reddito di cittadinanza per continuare a fare un certo tipo di campagna elettorale all'interno di questi territori. Mi fa specie invece che la Lega non voglia più il reddito di cittadinanza, visto che l'ha votato, di stare al governo. Quindi sul reddito di cittadinanza credo che ci sia una misura di aiuto ai più fragili, sicuramente serve, perché se ce l'ha tutta Europa evidentemente si sarà arrivato in tutti questi stati a un certo tipo di bisogno che c'è. Sicuramente declinato come adesso è il voler far pagare ai soliti noti quanto è sulla ridistribuzione del reddito, anche questo è da, come si chiama, è sicuramente da favorire. Però è anche vero che bisogna dire chi è davvero ricco, perché stando agli attuali parametri che vengono introdotti da tutti i governi che si sono succeduti, anche gente che fa fatica è considerata ricca. Allora, e questo è vantaggio di chi evade. Sul caso, posso dire un secondo sul caso Tumarò?
Sul caso Sumafo sono venute fuori delle cose che già si sapevano, anche noi ne avevamo scritto in passato, solo che mi è sembrato che in Sinistra Italiana, nel raggiungere questo accordo con il PD per le elezioni, abbia fatto più un casting tipo Grande Fratello, onestamente. Ma adesso lo stanno scaricando tutti. Vabbè, però se noi andiamo a vedere come sono state scelte determinate candidature in Sinistra d'Italia, si è ricorso anche a legami parentali e quanto altro. Insomma, non è che mi sembra, cioè, quando poi si passa tutto il tempo a fare la morale a tutti gli altri, poi dopo non si può fare questi scivoloni politici in questo caso, perché al parlamentare di Sinistra Italiana non è ancora contestato formalmente niente, ma solo, diciamo, ai suoi parenti. Però francamente mi sembra un po' imbarazzante questa situazione del, certo, proprio insaputa, non si sapeva. Andiamo adesso in pubblicità, ritorniamo, chiedo al telespettatore se può di restare in linea e poi ne parliamo. Chiaramente chi fa politica ha anche un, firma anche un antiriciclaggio anche per i parenti, quindi è chiaro che poi ne rispondono un po' tutti in questo caso. Pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio. Allora, vediamo se c'è ancora il nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Marco e telefono da Milano. Volevo dire, a proposito del reddito di cittadinanza, quel signore che ha parlato, che non c'è in tutta Europa. In Europa c'è il reddito di disoccupazione che va al 100% dei disoccupati. Invece in Italia va al 700.000 disoccupati su 9 milioni di disoccupati che abbiamo. E poi va anche, questa è una vergogna per l'ottava potenza mondiale, il reddito va ai sottopensionati e i sottopagati. Ma non è una vergogna avere delle pensioni da fame, dei salari da fame? E i vostri ospiti sanno perché abbiamo pensioni da fame e salari da fame? Sanno il motivo? Sanno qual è la causa? Sanno qual è la soluzione? Grazie. Grazie al nostro telespettatore. Allora, vi leggo anche da casa cosa scrivono. Buon lavoro, l'unica cosa che hanno fatto è il reddito in modo sbagliato, a favore non di chi ha bisogno, e non dico altro, insomma, è sempre sul reddito tra le polemiche. Però avevo ancora in debito una risposta da parte di Osnato su Sumaoro, su tutto quello che è successo. Cioè lì hanno candidato uno stereotipo. Io quindi, in effetti non me la prendo particolarmente con Sumaoro, che non mi sembra che sia presentato in modo particolarmente simpatico ai colleghi, però questo poco incide, e non me la prendo neanche dal punto di vista giudiziario. Non sono abituato a giudicare questioni politiche con questioni giudiziarie. Le valuteranno, peraltro al momento non mi pare che ne sia coinvolto, sono coinvolte persone vicino a lui. Il fatto grave è invece quello che in qualche modo si diceva prima, cioè io credo che chi fa politica, chi ha un ruolo politico, chi ha un ruolo elettivo in un'assemblea importante come quella della Camera dei Deputati, debba avere in qualche modo o una capacità politica dovuta alla militanza, all'esperienza, oppure che rappresenti qualcosa di concreto dal punto di vista economico, sociale, culturale. Prendere una fotografia e candidarla, secondo me, è la sudditanza, in questo caso mi permetto di dire psicologica, di una parte della sinistra rispetto al mainstream mass mediatico. Sappiamo tutti che Sumaoro è stato creato dal allora direttore dell'Espresso da Milano e da una nota trasmissione televisiva di La 7 che si chiama Propaganda Live, dove hanno incensato questa figura. E oggi vediamo, tra l'altro, che Laura Boldrini l'aveva raccomandato ad Alberto Michelini, allora sottosegretario del governo Berlusconi, la moglie, non lui, che era una sua collaboratrice. Quindi c'era tutto un mondo che spingeva per questo tipo di figure, che forse ha un po' esagerato, però mi sembra. È un po' esagerato anche questo, perché è stato beccato in fallo proprio laddove lui predicava, e questa, allora, è la cosa che ferisce, penso, anche soprattutto voi che portate avanti quei valori, no? Assolutamente, questa è la dimostrazione che purtroppo i simboli sono un'arma a doppio taglio, cioè portano una battaglia, portano attenzione su una battaglia, portano soluzioni a queste battaglie, ma poi se il simbolo fallisce rischia di fallire tutta la battaglia. Quindi i primi che ne subiranno le conseguenze non sono
Sinistra Italiana o altri, ma purtroppo saranno le persone che oggi lavorano in quei campi e che magari verranno dimenticati per questo motivo e per colpa di questa vicenda. Io dico una cosa, allora, di parlamentari, di deputati, senatori che hanno seri problemi di conflitto di interessi, purtroppo siamo pieni. Cito solo un caso che, come dire, lo stesso governo ha riconosciuto: la ministra Santanchè è ministra del turismo ed è comproprietaria di un stabilimento balneare. Come dire, mi sembra palese in questo caso il conflitto di interessi, quindi anche gente molto più importante di Sumarò. Il problema di Sumarò non sarà tanto la questione se è indagato o meno, questo lo vedremo. Il problema è che se tu fai sindacalista, non puoi avere in casa, in famiglia, uno che ha una proprietà di quel tipo di lavoro lì. Cioè, se io faccio il metalmeccanico, il sindacalista metalmeccanico, non posso avere mia moglie che è proprietaria di un'azienda metalmeccanica, perché non funziona così l'attività sindacale. E questo è l'errore ancora prima di problemi giudiziari, ed è questo che secondo me è stato profondamente sbagliato nella scelta di Sumarò anche di candidarsi. Poi lui giustamente dice che non sapeva niente. Ora io dico anche una roba: ci si può anche dimettere nella vita a un certo punto, certo, eh? Non soltanto nel partito, ma anche quando prendi esatto, lo stipendio, come lo so, poi è difficilissimo, non l'ha mai fatto nessuno, e di certo, con tutto il rispetto, però non prendo le prediche da destra su questo, perché abbiamo avuto casi molto più eclatanti. Però sicuramente a sinistra un bel esame di coscienza su questa cosa è doverosissimo farlo. E per chiudere, anche banalmente, riducendo proprio le cose ai minimi termini, un uomo che non sa che cosa succede a casa sua, come fa a governare e capire anche cosa succede nella nazione? Telefonata, pronto? Pronto? Abbiamo cambiato argomento, ma ci siamo ancora anche sul reddito. Richiamateci, che ce la facciamo a prendere ancora una telefonata. Davide Re, nome e cognome, come piace a te, fa anche rima. Che cosa pensi di questo? Ma sempre del caso Sumarò, sì, per chiudere un po' la parentesi. Ripeto, è una situazione imbarazzante che va cioè, è come scegli le persone. Cioè, adesso hai avuto anche questo, diciamo, questa riduzione del numero dei parlamentari, e i partiti si rifiutano ad ogni riforma elettorale di introdurre la preferenza, per esempio, per quanto riguarda le compagini nazionali elettive. A questo punto, a maggior ragione, sei chiamato tu, che hai una responsabilità di scelta, a prendere tutte le precauzioni del caso. Per questo che, più che l'imbarazzo politico per questo personaggio, per questa persona, Sumarò, è i vertici del suo partito, e secondo me la situazione è proprio imbarazzante, proprio perché riveli come questa scelta non sia basata sui valori fondativi di quanto tu giustamente proponi, ma bensì su altre scelte di tipo numerico, algebrico, chi ti fa avere più voti. Invece, insomma, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, è stato aumentato, è stata data la possibilità di lavoretti anche stagionali non oltre i 3.000 euro anche per chi detiene il reddito di cittadinanza. Questo la vedi come una nota positiva? No, assolutamente. No. Intanto volevo rispondere al telespettatore di prima che diceva che in Europa è un reddito di disoccupazione. No, in Europa ci sono diversi stati, quasi tutti, e si sono interrogati di dare una misura per i fragili, e in realtà questo reddito di cittadinanza, che era nato come suggestione elettorale, poi incredibilmente il 5 Stelle è andato al governo con la Lega, hanno dovuto trasformarlo in una situazione di tipo più concreto, e siccome metà paese prendeva il reddito di cittadinanza, l'hanno legato a dei parametri sempre vicini al mondo del lavoro. Il problema è che sappiamo benissimo che in aree del paese il reddito di cittadinanza viene utilizzato per poi fare altri tipi di lavoretti, arrotondare e sostanzialmente vivacchiare, dove in zone rurali ciò è possibile. Ciò non toglie che per i fragili invece è una misura importante, proprio perché quei fragili non possono accedere al mondo del lavoro. Quindi il fatto di aver dato l'ennesima scappatoia di dire puoi fare i lavoretti, quindi arrotondare sostanzialmente e sommare due redditi,
secondo me è profondamente sbagliato. Osnato, e poi, invece se cerchi il lavoretto, cerchi magari anche poi dopo i 3.000 euro una cosa in nero e così. Osnato, questa è una realtà di molti percettori del reddito che poi lavorano in nero. Questa è stata fatta perché? Cioè, adesso ci sia una motivazione se si è scelto di proporre questa manovra per cui chi percepisce il reddito fino a 3.000 euro può farli questi lavori. Ma bisogna chiedere a chi l'ha permesso. Sì. Io ricordo anche, per fare una critica interna, quando il ministro di Garavaglia disse che mancavano 25.000 occupabili nel turismo e disse bisogna chiedere nuovi flussi di immigrati e bisogna incrementare il reddito con una aggiunta del reddito di cittadinanza. Adesso a me sembra incredibile che questi 25.000 che mancavano prima ci fossero, perché se mancano vuol dire che prima c'erano, adesso non ci sono più, e quindi evidentemente non è né la mancanza di risorse umane né la mancanza di risorse economiche che vieta a questo mondo di essere. Probabilmente il reddito di cittadinanza ha adulterato anche questo mercato del lavoro, no? E allora io credo che invece bisogna ragionare su un altro tema, bisogna ragionare, come sta facendo l'attuale governo, sul tema degli occupabili, che non sono quindi persone che non possono lavorare, sono persone che non hanno magari voluto cercarsi un lavoro o che non sono state in grado di incrociare la loro disponibilità con un'offerta di lavoro. In questo bisogna che le istituzioni diano un contributo, e quindi in questo anno ci sarà questo lavoro. Poi ci sono, come si diceva prima, le persone fragili, le persone con altre motivazioni che non possono lavorare, che quindi avranno ancora un reddito che sarà chiamato di cittadinanza in altro modo, che quindi avranno una capacità appunto di contribuzione. Però non si può pensare di avere lo stesso trattamento per quelli che non possono lavorare e quelli che possono e che non vogliono o non riescono per colpe diverse. Pronto, buongiorno. Sì, sono Marco, telefono da Milano. Ben trovato. Sì, volevo dire che i fragili o gli invalidi dovrebbero avere il reddito di invalidità, quindi dall'INPS o ancora meglio dovremmo averlo dallo Stato. Quindi le coperture ci sono tutte. Il problema è che il reddito di cittadinanza è un tappabuchi. E il problema è che non dovremmo avere i buchi. Se mi invitate in trasmissione, io vi racconto come si ricollocano 9 milioni di italiani senza lavoro e senza... Ah, scusatemi, allora chiedo scusa, non mi ero accorta effettivamente che era lo stesso telespettatore. Abbiamo la regola di una chiamata soltanto a puntata. Sì, no, comunque Poi ha ragione nel merito Marco, sì, da Milano, nel senso che ci sono dei problemi in questo paese. C'è gente che non arriva a fine mese, c'è gente che non ha la possibilità di trovare lavoro, ci sono, come volete, i fannulloni, chiamateli come volete, non ci interessa. C'è anche chi prende reddito di disabilità anche se non è disabile. Ci sono sempre stati i furbetti, o chi prende la pensione anche se non ha diritto. Però non per questo cancelliamo la pensione o cancelliamo il sostegno alle persone invalidi. Ovviamente sì. Questo siamo un paese che subisce questo tipo di problemi da anni e da tempo. Però a me stupisce il fatto che stiamo a attaccare, tra virgolette, persone che percepiscono 500-600 euro. Quando con 500-600 euro fai la fame. Quindi, quando dico che secondo me questa però è un po' fare guerra ai poveri, intendo esattamente questo tema qua. Quando in questo paese c'è veramente chi ha risorse milionarie e a loro non gli si dice mai niente. Che poi l'abbiano avuto in modo lecito, in modo illecito, però i grandi evasori, tutti questi temi qua non si toccano mai. Ce la prendiamo con chi prende 500 euro. Allora, a me spiace interrompere questo dibattito molto interessante. Come vedete, i timer non l'avevate solo voi da casa, ce l'abbiamo anche noi, quindi vi dobbiamo salutare. Grazie al deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato. Alla prossima, Lorenzo Pacini, segretario Giovani Democratici Lombardia. Grazie, arrivederci. In collegamento Davide Re, giornalista Avvenire, grazie. Noi grazie, ci vediamo domani con Metropolis. Buon proseguimento alle 18 e pronto Telenova. Ciao!